la visione dell'esistenza, che assolutamente ha negato l'esistenza di Dio, è stata quella materialista. Essa nacque a partire da Democrito, che configurò la realtà consistente negli atomi. Il materialismo nega la sostanza dell'anima. Esso si è riaffermato nel tempo moderno. La rinascita del materialismo nel 600 si ricollegò al prevalere del meccanicismo. Materialista radicale fu Hobbes, che ricondusse la nozione di sostanza a quella di corpo, eliminando la sostanza spirituale. Secondo la concezione meccanicistica di Hobbes, il pensiero è elaborazione delle immagini sensibili delle cose, e l'immaginazione deriva dal movimento fisico degli organi cerebrali. Al materialismo francese, in lotta con la tradizione cristiana e con il deismo, contribuì anche il pensiero di Locke, che venne assunto nella forma del sensismo da Cadillac e di Helvétius. All'inizio dell'Ottocento la reazione contro il materialismo fu espressa dall'idealismo tedesco, ma nella seconda metà del secolo il materialismo riprese vigore nel quadro del positivismo e dell'evoluzionismo darwiniano. Inoltre si definirono materialisti Marx ed Engels, materialismo storico e materialismo dialettico. Nel Novecento le filosofie collegate con le scienze della natura hanno criticato tutte le visioni del mondo, compreso quindi il materialismo, che si presentano come un sistema globale e compiuto. In effetti la visione materialistica è solamente quella relativa a entità che evolvono dal loro essere in potenza verso il loro apparente essere in atto. Questa è l'evoluzione che appare ed è apparsa a Darwin. Ma chiunque giace in questa ottica relativa si dimentica che questa ottica relativa al moto dell'elettricità e della materia nel solo verso in avanti dell'universo è una visione relativa al moto uguale e contrario di una retroevoluzione che evolve da tutto quanto è in atto verso tutto quanto è in pura potenza. Eliminare la percezione della vera unità dello spirito, che è tipo magnetico e antimateriale, per osservare solo l'aspetto antitetico e elettrico posseduto dalla materia, significa non accorgersi che sono entrambe visioni di uno stesso moto retroattivo. È di una ingenuità a dir poco impressionante chi considera solo il movimento da n elevato a 0 nell'altro membro, considerandolo come l'attuazione dell'essere, senza accorgersi che questa attuazione può accadere solo in base alla eliminazione della stessa azione che rientra nel suo essere in potenza. Questa è la verità essenziale di tutto quanto esiste nel campo relativo. Questo è il potere assoluto di Dio. Ora io affronto la questione
del materialismo dialettico, ossia della dottrina filosofica che a cominciare da Lenin è stata associata alla concezione della società e della storia di Carlo Marx. Secondo Engels, il materialismo settecentesco e ottocentesco risultava obsoleto alla luce dei progressi delle scienze naturali. Il materialismo storico, ossia la dottrina di Marx e di Engels, riguarda lo studio della società e della storia. Bene, la critica fondamentale che si può fare a questi due materialismi sono la loro visione assolutamente unilaterale e relativa solamente al movimento elettrico e della materia e non al movimento antitetico della quantità magnetica e antimateriale di ogni corpo. Se si considera solo l'avanzamento dell'universo in cui si muove la corrente elettrica e la materia avanza e si trascura quella movimentazione inversa del magnetismo e dell'antimateria del corpo che riporta ogni cosa in atto nel suo precedente essere in potenza, noi facciamo dei profondi accertamenti sul vero, che poi non è assolutamente il vero, perché la verità è data da tutte e due le movimentazioni dell'universo, quella in avanti e quella all'indietro, quella in cui appare evolversi quello che è in potenza verso quello che è in atto, è la realtà del divenire opposto, esattamente contrapposto, in cui ogni ente in atto retrocede al suo essere in potenza. Questa parte invisibile è proprio quella legata allo spirito, espresso nella quantità magnetica e antimateriale del corpo. Ora, questo moto è trascendente, è divino, è rivolto verso la pura essenza spirituale di un tutt'uno in atto, in potenza. Quanto ne sapeva di più Gesù Cristo, il quale svelò a Nicodemo che il verso della vita è composto da due versi, quello dell'acqua, ossia della materia, e quella dello Spirito Santo, che Gesù disse non si sa di dove viene e dove va, ma è contrapposto. Gesù, centinaia di anni prima della scienza, affermò l'esistenza del principio di azione spirituale e reazione corporea. Ma la relatività fondamentale espressa dall'idea del Dio uno e trino di Gesù è superiore e è ancora a monte della relatività generale a cui è arrivata oggi la conoscenza scientifica attraverso l'apporto di Einstein, quando con la relatività generale affermò la relatività a che cosa se non alla dinamica inversa dell'antimateria. La parte di sopra gira verso questa parte perché quella di sotto gira verso la parte opposta.